Non toccare Twilight, Applejack. Stanne lontana. Tu non comandi me. Oh, Applejack, ti prego, svegliati. Rainbow! Rainbow Dash! Vieni qui da mamma. Pinky, Pinky, ti prego, ti prego, ti prego, Pinky, ascoltami, devi ascoltarmi. Io posso farti tornare come prima, certo che posso. Devi solo ricordare che siamo le tue amiche. Applejack, cerca di ragionare. Quella non è una regina, non è una principessa, è un mostro. Nightmare Moon è un mostro. Nightmare Moon, mia padrona, è... No, Applejack, non è la tua padrona. È una che ti comanda a bacchetta. Sei la sua marionetta. Hai sentito? Bacchetta, marionetta, fa rima, no? Non fa ridere? Certo, forse no, forse non fa ridere, ma... Forse... forse... Pony... Impodash, che cosa facciamo? Pony, su coraggio, sorridete e riempite sempre il mio cuore... Voglio solamente il vostro amore. L'amicizia è tutta qua. Amicizia? Amicizia. Sì, Pinky, tu sei bravissima a far sorridere gli altri pony. Pony, su coraggio, sorridete e riempite sempre il mio cuore. Voglio solamente il vostro amore. L'amicizia è tutta qua. Pinky? Pinky, vai! Sono così contenta che ti sia viva! Ma certo, perché non dovrei esserlo? Che sta succedendo, Applejack? Mi sembra un po' strana. Ho capito, ci vuole una canzone! Siamo vegetariani, ne mangiamo vera e piano. Mi vuoi spiegare perché dobbiamo litigare? Certo, una canzone più bella allora. Basta inverno, basta inverno, ci lascia sempre. Basta inverno, basta inverno, la primavera, la primavera. Devo prendere Twilight Sparkle, nasconderla per sempre. È morta. No, 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 aspetta, c'è un'altra canzone molto più bella. Suggeritemi. Suggerirti, Pinkie Pie, non stiamo mica a scuola. Sul serio? Ah, io pensavo stavamo... non importa. Lasciamo perdere. Forza gente, tocca a noi. 1, 2, 3, 4, tutti insieme si farà. 1, 2, 3, via. Su, 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 inchioda lì. Siamo tutti un grande team. Girati a destra, salta più in là. Prendi un compagno e si va. Io conoscere questa canzone. Sì, conosco. Ma certo che la conosci, è tua! È tanto bella, non trovi? Forza gente, tocca a noi! 1, 2, 3, 4, tutti insieme si farà! 1, 2, 3, via! Time.
niente. Twilight! Dobbiamo fare qualcosa. Non possiamo restare qui a guardare. Zuccherino, questo l'avevamo intuito anche noi, ma che cosa facciamo? Già! Non c'è modo di sconfiggere Nightmare Moon. L'ho osservata troppo a lungo. Non c'è niente da fare, Twilight. Lei è troppo potente. No. C'è ancora una speranza. E cioè? Nightmare Moon ha detto che non dovevo invocare lo spirito di Princess Luna. E può significare solo una cosa. Che Princess Luna è da qualche parte, chissà dove, sperduta. Forse, non so, in cielo, sulla luna, non lo so, ma forse so come posso raggiungerla. E come? Beh, ha detto che tutte le anime, quando muoiono, vanno in un luogo oscuro e buio per nascondersi dalla luce preziosa. E solo le anime cattive lo fanno a volte. Quindi credo che Princess Luna sia in quel posto. Ma non proprio la parte oscura, ma più la parte alla luce, quella che cerca di trovare una via d'uscita, mentre le anime cattive si nascondono dalla luce preziosa, perché la temono. Ma Twilight, non hai più la magia e io non conosco l'incantesimo per farlo, non credo che nessuno lo conosca, insomma, come possiamo farti andare lì e poi farti tornare? Non ho mai detto che dovete farmi tornare poi. No, no, aspetta un momento! Non vorrei mica dire che ti stai sacrificando, ovvero che vuoi morire e restare lì dove ci sono tutte le anime per salvare Princess Luna? Temo di sì, Rainbow Dash. No, mai! Non te lo permetto! È vero, Rainbow Dash ha ragione, neanch'io te lo permetto. Sei una principessa adesso, lo so, questo non c'entra niente, ma sei comunque nostra amica. Non posso vivere una vita senza di te. Questa volta sono d'accordo con Pinky e Rainbow Dash. Anch'io lo sono. Sì, anch'io. Ma ragazze, non c'è altro modo. Insomma, io sono solo una pony. Una pony alicorno, sì, immersa in un mondo pieno di pony. Io credo che nel mondo qui ad Equestria sia pieno di altri alicorni. Lo so che sono vostra amica e mi mancherete moltissimo anche voi. Ma non c'è altra scelta. Mi dispiace. Farei di tutto per evitare che Princess Luna rimanga in un posto sperduto chissà dove. È tutto per colpa mia. No, non è stata colpa tua. È vero. No, è stata come colpa mia. L'ho esasperata. Gli ho ricordato di quando... di quando l'abbiamo sconfitta e per colpa sua gli elementi dell'armonia sono andati distrutti. Io credo che in quest'altro modo io possa riuscire a sconfiggerla senza bisogno degli elementi dell'armonia. E se questo non dovesse funzionare, ti avremmo persa per sempre e inutilmente. Giusto. Twilight, se tu vuoi trovare Princess Luna lassù, noi verremo con te. Sì, esatto. Certo. No. Non potete venire con me. Non so se funzionerà, ma voglio sfidare Nightmare Moon. Cosa? Sì, voglio sfidarla. E, insomma, in qualche modo, se non riesco a sconfiggerla da sola, mi farò sconfiggere. Tesoro, il ragionamento che stai facendo non è molto carino. Non hai capito cosa voglio dire. Mi farò sconfiggere per andare a trovare Princess Luna e riportarla indietro. Credo di avere ancora un pizzico di magia dentro di me. E com'è possibile? Beh, voi mi avete sempre detto che la magia fa parte di me. Quindi non credo che faccia parte solo del mio corno, ma anche di dentro al mio cuore. È così poetica!